Red Tube contro Maltesers, il secondo tempo di una sfida davvero molto bella. 3-2 il punteggio, gara che si è riaperta da poco. Caizzi poco fa non è riuscito ad intercettare una punizione bomba da parte dei Maltesers. Vediamo in campo Cantiello, è stato eletto il miglior giocatore della settimana. La prima giornata ben figurato nell'esordio. Adesso prova ad andare Platone, davvero si risania, anzi si butta palesemente. Il lungo lancio a cercare Cantiello, la sponda per Federico, spinto malamente da un compagno. Platone dà sportivamente questo pallone agli avversari. Longo intelligentemente va sul pallone. Giusta questa giocata da parte di Antonio Longo che deve proprio andare ad innervosire gli avversari. Palla intercettata. Rubino la tiene, allarga il gioco, sbaglia però. Longo la mette giù, allarga il gioco. Palla che però viene messa giù da Rubino. Palla messa in avanti, ottimo l'anticipo di Cantiello. Prova ad andare, Cantillo, allarga il gioco, Federico, ancora Cantillo, Cantillo, Federico, bello lo scambio, si allarga Cantillo, il tiro! La palla che si alza, bella giocata da parte di Cantillo, che si dimostra davvero attaccante in forma, Minopoli, prova ad andare, Longo, vede il movimento di Platone, lo serve, Platone potrebbe mettere palla al centro, Platone cincischia troppo, sbaglia clamorosamente Platone, palla che si perde, e allora ci sarà la laterale, scivola Rubino. Messa in gioco adesso Minopoli, intercetta palla Federico che non riesce però a servire alcun compagno. Caizzi, il lungo rilancio, difficile questo pallone per Angrisani, palla che termina fuori, la laterale è a favore dei Red Tube. Ultima occasione, poi interromperemo il nostro collegamento. Vediamo la battuta lasciata in commenza, questo tiro cross con Longo che la intercetta, palla che resta lì, poi ancora la palla, Minopoli, attenzione, parte il tiro dalla distanza, che gol, che gol, che gol per il 4-2, che gol per il 4-2 per i Red Tube che passano ancora, 4-2, gittata da fuori davvero di rara potenza. Arriva il 4-2, la qua la dedica, 4-2 e interrompiamo il nostro collegamento. RedTube, migliore in campo Longo, allora raccontaci un po' questa vittoria, partita facile o difficile? C'ho domande facili, ah? Facile, facile. Com'è andata? Ce la racconti un po'? Abbiamo giocato molto bene, abbiamo finito il primo tempo con 2 gol e poi il secondo tempo abbiamo finito con 3 gol ha fatto. Ah, ci fatto 3 gol. Belli. Diciamo uno ammazzo però. Quando Antonio Longo segna di testa. Un ammazzo. Cioè, di testa? Di testa. Una passione dell'amore. Vabbè, quindi quanti punti state adesso? Volano, primi in classifica. Quindi punteggio pieno. Sì, ma che si può fare allora a fine anno? Due difensori. Tutto, perché hanno 3 gol in 2. Abbiamo fallito quest'inverno con l'Atletico Napoli e abbiamo riscattato. Nuova squadra, nuovo presidente. Sei arrivato, sì. Questo ci fa soffrire troppo. Però fatto un bel gol, ragazzi, gol del 3-2 ha fatto lui, l'abbiamo ripreso. Sì, perché Milo è piano, per sbaglio. Voglio dedicare tutto quanto a lui. Un bel bacio ci sta, vai, in questo momento. Va bene, grazie ragazzi.